Altra giornata piena ieri alla Padiglione Becci della Marina di Pescara, dove è in corso Visionaria, il Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio Chieti Pescara. In mattinata ha assegnato il premio Storie di Alternanza, dedicato agli studenti delle superiori per la valorizzazione dei migliori percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nel pomeriggio il momento clou, con il focus sull'internazionalizzazione delle imprese e sull'imprenditoria femminile, comparto quest'ultimo che vanta un record. La provincia di Chieti è la terza in Italia per numero di imprese in rosa. Antonella Marrollo, presidentessa del Comitato per l'imprenditoria femminile Chieti Pescara. Siamo contenti perché è un dato importante, la provincia di Chieti è la terza con il 28% di imprese femminili. Sono imprese maggiormente individuali, sottocapitalizzate, maggiormente nel settore agricolo, quindi sicuramente c'è ancora tanto da fare. E oggi siamo contenti anche perché Unioncamere ha messo su questo roadshow di giro di imprenditoria femminile. Sicuramente le donne hanno ancora tanto da poter fare e c'è tanto che si sta facendo, quindi oggi tutti questi spunti serviranno per crescere e per aumentare il numero delle imprese femminili. Qui si parla di visione, di impresa, di visionari, perché poi ci sono gli imprenditori che hanno magari una propria visione di impresa, però ci sono poi gli imprenditori visionari che sono magari un po' più avanti, no? Beh, per essere visionari, oltre ad esserci caratterialmente, bisogna essere anche molto stimolati e quindi gli stimoli vengono dalla famiglia, vengono dalla formazione. Io continuo sempre a ripetere che la formazione è importante sotto tutti gli aspetti, a 360 gradi, perché ti apre la mente, ti apre la testa. Altro tema di stretta attualità a Visionaria, quello dell'intelligenza artificiale. Se ne parla molto sia per le possibilità offerte, ma anche per i rischi che può comportare. Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex, società di consulenza e formazione specializzata nel marketing digitale. Se ne parla tantissimo perché Visionaria cade esattamente un anno dopo l'avvento di ChatGPT e quindi era ovvio che se ne potesse parlare, se ne dovesse parlare tantissimo. Però se ne parla tanto e si fa bene a parlarne tanto per due ragioni. La prima ragione è per tutte le innovazioni che hanno avuto luogo proprio in questi mesi. La seconda ragione è che proprio queste sono le settimane in cui in Europa e negli Stati Uniti si cerca di regolamentare l'intelligenza artificiale, cercando di cautelarsi rispetto a tantissimi rischi, dalla sicurezza all'opacità delle fonti che vengono utilizzate per addestrare gli algoritmi, per cui è bene parlarne tanto. Ci rassicuri, le macchine non sostituiranno mai l'uomo? Ma no, perché le macchine ragionano in modo statistico, per cui se si ha la competenza, l'esperienza e l'accortezza di fare le domande giuste ci sono le risposte, altrimenti si otterranno delle risposte banali e non servirà a nulla.